Vancouver, città del Canada con quasi 700.000 abitanti, di cui oltre il 50% stranieri. Tra le città più vivibili e sicure del mondo, famosa per il suo salmone, ricca di laghi, parchi e montagne. Se qualcuno ti infastidisce, puoi dirgli vaffanculo. Ma chi l'ha scritta sta roba? Soprannominata la Hollywood del Nord, patria di Robin Scherbatsky, Michael Bublé, il luogo dove ha fondato il Titanic ed è stato girato Riverdale. Ma soprattutto, la città dove passerò i miei 6 mesi all'estero. Ho deciso di aprire questo canale per condividere insieme a voi i miei 6 mesi in Canada. Io ho fatto un anno, pippa. Sì, lo so, anche io volevo fare un anno per sto coi di merda. Comunque, dopo essermi fatto il tampone, mi sono diretto a Milano, all'aeroporto Malpensa, da dove sarei partito con altre 7 ragazze, direzione Parigi. Che era infatti il primo dei 3 voli per arrivare a Vancouver. Vi lascio ora qualche ripresa da vlogger fallito. Durante il volo ero seduto vicino a Yumi Lambert, che è una modella belga abbastanza famosa da avere il verificato su Instagram. Ovviamente mi ci sono fatto una foto, anche se non è venuta molto bene. Arrivati a Parigi, ci siamo preparati per quello che sarebbe stato il volo più lungo e difficile, che ci avrebbe portati a Montreal attraversando l'Oceano Atlantico. Ma in quel momento pensavo solo a questo. Dopo aver fatto piangere qualche francese, siamo finalmente saliti sull'aereo. Destinazione Montreal. Appena seduto sul secondo aereo, è pieno di fili. Assurdo. Lungo, ma tra una cosa e l'altra il tempo è volato. Appena saliti ci hanno portato il kit anti-covid, il pranzo, che non era male se non fosse per questa insalatina che sapeva veramente di amuchina, e come snack una piadina al pollo e peperoni. Arrivati a Montreal sono iniziati i problemi. Infatti, per superare la frontiera ed entrare in Canada avete bisogno di un visto o di un permesso. Potrebbe essere un visto da turista oppure un permesso di lavoro di studente. Nel nostro caso ovviamente era un permesso di studio. Ci siamo quindi messi in fila, ma c'erano solo 2 uffici aperti, quindi il tempo scorreva e abbiamo perso l'aereo. E questa era la nostra faccia. Per fortuna abbiamo trovato una ragazza super disponibile della compagnia aerea che parlava italiano, quindi ci ha aiutato, ci ha fatto riprendere i bagagli e ovviamente me ne mancava uno. Ci ha poi condotto all'hotel, sì, fortunatamente non siamo finiti in questa condizione, che non era per niente male. Poi io ero l'unico maschio, quindi avevo una stanza tutta per me con vista sull'aeroporto. Il giorno dopo ero un fiore, anche se fuori... Fuori sta nevicando. L'impossibile. Carichi come una molla, siamo saliti su quello che si sperava essere l'ultimo aereo, ma le ali erano tutte innevate. Quindi sono arrivati dei cazzutissimi rinoceronti a pulire le ali e ci hanno fatto perdere più di 2 ore. Finito lo spettacolo, eravamo finalmente pronti per partire. Appena atterrati, sono subito corso fuori a cercare Tripta, quella che sarebbe diventata la mia nuova mamma. E abbiamo avuto una breve discussione. So, we have some bad news in the sense that our
PlayStation 4 we had is not working. No, no. But we have an Xbox. Oh, okay, that's good, that's good. So, yeah. We're gonna let you borrow our Xbox. It will work, it will work. Yeah, it will work. Fortunatamente fuori il cielo era molto grigio e nuvoloso, ma due riprese l'ho fatta comunque. Dopo più o meno una ventina di minuti e dopo aver superato diversi quartieri, siamo finalmente arrivati a casa. Here we are. Home sweet home. Finalmente sono arrivato in Canada, finalmente sono arrivato nella mia nuova casa e sono pronto a cominciare questa nuova avventura che mi porterà a conoscere nuove persone, nuovi posti, nuove culture. Se non fosse per il fatto che devo passare i prossimi 14 giorni chiuso in camera per una quarantena obbligatoria senza poter vedere nessuno, né la mia casa, né la mia famiglia, né altre persone partite con me, né qualsiasi altro essere vivente su questa terra. Vabbè, noi ci vediamo al prossimo video.